Quando si fa le maschere bisognerebbe farla e poi lasciarla anche per una giornata, 2 giornate, a riposare, nel senso ci riposiamo noi e si riposa la maschera. Perché? Perché l'occhio è stanco, non riesci a trovare il difetto, a meno che viene qualcuno e dici: senti, guardami la maschera, anche uno è strano che non sa fare le maschere, trovami il difetto, te lo trova, che poi la maschera è già dentro nel legno, devi solo tirarla fuori. Si capisce che queste maschere le ha fatte, esempio, Battista, queste le ho fatte io, questa l'ha fatta Carlo Peduzzi, perché ognuno ha la sua mano, la manualità, l'impronta di ogni persona che fa la maschera. Quindi è bello anche quello. Cioè è bello che uno mette la maschera e dice: cavoli, questa qui appoggia bene, fai dei particolari appositamente per lui. E quella è sua. Il bello è anche quello, custodire la maschera tua. Cioè essere geloso della tua maschera. In modo che a carnevale chi va fuori c'ha la sua maschera personale. Quello è bello. La situazione più grossa che ho avuto è quando le mie prime maschere le hanno messe per uscire a carnevale. Quello è quello che un mascherare vuole. Devono fare il carnevale, perché le maschere devono uscire e devono fare il carnevale. Cioè vive la maschera, è bellissima, perché è come se prende vita, no? Bellissimo, quello è bellissimo. Sia il brutto che il bello, tutte e due, è reciproca la cosa. E quello è la situazione più bella.